Ah, tra l'altro, ragazzi, in allenamento ci dicono che Conte abbia provato Raspadori mezzala nel 3-5-2. Però, sinceramente, c'è cioè, Raspadori mezzala, cioè, questo povero Cristo non gioca mai nel suo ruolo. Eccoci qua, signori, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario Detto il Darion e dopo ben 2 giorni di riposo, tra virgolette. Siamo qui riuniti per parlare di Napoli. Non so dopo quanti mesi abbiamo fatto 2 giorni senza nessun contenuto. Non c'era niente da commentare, sinceramente, in questi ultimi 2 giorni. Oggi invece qualcosa da dire ce l'abbiamo. Comunque, prima di cominciare, vi ricordo l'iscrizione al canale. Mi raccomando, ragazzi, è totalmente gratis e attivate poi la campanella. Allora, voglio cominciare dal mercato in uscita. Perché? Perché questa settimana è stato ufficializzato Lindstrom all'Everton. Abbiamo visto prestito da 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 22, quindi diciamo che tu oggi da Lindstrom incassi 3 milioni e basta. Sarebbero stati molto utili questi 22 milioni nel mercato, visto che la situazione Osimhen fatica a sbloccarsi. Comunque è andata così e quindi Lindstrom all'Everton. Si sta procedendo anche per la cessione di Østergaard a Rennes, 7 milioni. E voglio aprire una piccola parentesi su Østergaard, ragazzi, perché io per curiosità sono andato a vedermi le cifre che il Napoli spese all'epoca, cioè luglio 2022, per Østergaard e ho scoperto una cosa. Allora, innanzitutto, tu Østergaard lo hai pagato 5 più 3 di bonus, qua c'è scritto, totale 8. Adesso lo vendi a 7, siamo lì, bene o male, considerando che Østergaard non è stato un titolarissimo, ma è stata una riserva, quindi ci può stare. Qual è però la cosa, diciamo, interessante? È che tu, quando hai comprato Østergaard, avevi incluso una percentuale sulla futura rivendita che andava al Brighton. Quindi, di questi 7 milioni che tu incassi adesso, una percentuale va al Brighton. Ok, non li prenderà tutti il Napoli, ma la percentuale, diciamo il quantitativo, proprio la cifra esatta non la so perché non l'ho trovata da nessuna parte, però esiste una percentuale sulla futura rivendita, quindi tu da Østergaard non ci incasserai manco 7 milioni, ma leggermente meno. Lo volevo dire giusto così. E quindi ci siamo liberati di due, diciamo, esuberi, perché erano effettivamente degli esuberi, però la situazione non si ferma qua. Dobbiamo ancora liberarci di altri giocatori e io approfitto di questa cosa per vedere un attimo le liste. Voglio vedere un attimo le liste perché, ragazzi, c'è da fare una rettifica molto importante. Allora, ho visto negli ultimi giorni che tanti, tra testate, tra utenti, sto vedendo in giro che si sta facendo adesso il discorso delle liste. Ho visto Calcio Napoli 24 che ha parlato delle liste e Calcio Napoli 24 inseriva Zerbin come vivaio Napoli. Qualcun altro pure inseriva Zerbin vivaio Napoli, c'è chi invece lo inseriva vivaio Italia. Comunque c'era questa situazione di Zerbin non proprio chiarissima. Allora, io ho approfondito un po' la situazione. La regola base rimane quella, cioè tra i 15 e i 21 anni devi essere un tesserato di quel club per almeno 3 stagioni, non necessariamente continuative. Ora, Zerbin è arrivato a Napoli all'età di 18 anni, ok? Però poi ha fatto sempre prestiti in questi ultimi 3 anni, diciamo dai 18 ai 21. Girando un po' su internet, ho scoperto comunque che il fatto che il giocatore vada in prestito non vuol dire niente. Cioè, se quel giocatore per 3 anni è tesserato del club, anche se va in prestito, allora è considerabile vivaio Napoli. Quindi, ragazzi, alla luce di questa notizia, Zerbin lo possiamo inserire nel vivaio Napoli e questa è una cosa molto importante, ragazzi, perché Zerbin vivaio Napoli libera uno slot over 22. Vedete, infatti, in basso a sinistra ne abbiamo 18 e non più 19. Con Zerbin, che diventerebbe il terzo vivaio Napoli, ma che probabilmente diventerà il secondo perché Gaetano sta andando al Cagliari. E ragazzi, Zerbin vivaio Napoli aumenta di molto le chance di permanenza. Perché lo sapete, ne servono 4, già non ne abbiamo tantissime, quindi Zerbin potrebbe restare. Ora, alla luce di questa cosa, quindi tu hai adesso 18 over 22, però sappiamo che Mario Rui è in uscita, Caiust è in uscita e anche Simeone. Perché? Perché la riserva in questo momento
è che Dira, che pare abbia convinto Conte, quindi probabilmente sarà lui il vice del titolare, Simeone quindi deve essere ceduto. Hai quindi in questo momento tre esuberi, lasciando ovviamente da parte Ostigard e Gaetano, che li diamo per ceduti, perché stanno in trattativa avanzata. Quindi, se tu riesci a vendere Mario Rui, Caiust e Simeone, hai praticamente 15 slot over 22. Se ne liberano due, ok? E questi due molto probabilmente verranno occupati da Brescianini e Gilmour. Con Gilmour e Brescianini sono finiti gli slot over 22. Da quel momento in poi devi andare per forza di under. Molto importante che Zerbini sia un vivaio Napoli, perché in questo modo diciamo che la situazione dell'Ister viene un po' alleggerita, ecco, quindi questa è la rettifica che volevo fare. E quindi io adesso mi aggancio a Brescianini e Gilmour, perché? Perché Fabrizio Romano alle 5:39 di ieri ha fatto un tweet dove praticamente ha detto che il Napoli, nella settimana che adesso comincerà, preparerà una nuova offerta per Gilmour, che ha aperto al trasferimento. Il Napoli è intenzionato a prendere Gilmour e a concludere per Brescianini. Questi saranno molto probabilmente i prossimi due colpi in entrata. C'è però il problema uscite, perché lo sappiamo, deve uscire uno e poi entra un altro. Queste due uscite molto probabilmente saranno, alla luce di Zerbino e Vivaio Napoli, saranno Gaetano e Caiust. Ora, Gaetano quasi sicuramente andrà al Cagliari. Il Corriere dello Sport ci dice che è stata fatta una prima offerta ufficiale, 8 milioni. Questa è la cifra che ha detto il Corriere, però il Napoli ne vorrebbe 12. Ok? Quindi c'è questa differenza di 4 milioni. E pare, uso sempre questi verbi ipotetici, pare che questa differenza verrà colmata con l'inserimento di un calciatore, che è Davide Veroli. Davide Veroli è un giocatore del Cagliari, 21enne, quindi è un under. Di ruolo fa il terzino sinistro, ma può giocare anche difensore centrale di sinistra. E il suo valore di mercato sarebbe all'incirca 2 milioni. Quindi può essere che magari chiuderanno, che ne so, a 9 più Veroli. Sempre se è confermata questa cosa della contropartita. Ovviamente, però, Veroli diventerà di proprietà del Napoli, ma verrà girato in prestito al Bari. Ok? È tutto, diciamo, è un incastro tra tre squadre. Quindi bisogna vedere se questa distanza verrà colmata con l'inserimento di questo calciatore, altrimenti io penso che 9 più bonus arriviamo a 10 e là si chiude la storia. Ecco, ragazzi, diciamo che la distanza è molto poca. Ok? Quindi io penso che in questa settimana avremo le ufficialità di Ostigard e anche di Gaetano. Il problema è Caiust, perché Caiust, ragazzi, come abbiamo detto anche nel video di 2 giorni fa, non ha al momento offerte concrete. Sky ci ha detto che c'è questo interessamento della Fiorentina per Caiust, però ci sono due problemi. Il primo è che la Fiorentina vorrebbe fare un prestito con diritto di riscatto, mentre il Napoli lo vuole cedere a titolo definitivo. Il secondo problema è che Caiust non è la priorità per la Fiorentina. Sempre secondo Sky Sport, la Fiorentina a centrocampo vorrebbe prima provare un tentativo per Lovric, il centrocampista sloveno dell'Udinese. Se non dovesse affondare per Lovric, allora andrebbe su Caiust. Ok? Quindi ci sono questi due paletti, diciamo, abbastanza complicati. Caiust al momento, ragazzi, è un giocatore difficile da piazzare. Finché non ci libereremo di Caiust, io non credo che arriverà uno dei due. Uno sicuramente arriva, e penso che a questo punto quello più probabile sia Brescianini, perché comunque una bozza di trattativa col calciatore ci sta. L'accordo tra il Napoli e Frosinone sembra esserci, quindi diciamo che Brescianini è quello più vicino a vestire la maglia del Napoli. Gilmour molto probabilmente dovremo aspettare Caiust. Non è scontato che Caiust venga ceduto, perché ripeto, l'interesse al momento per lui non ce n'è tantissimo, quindi attenzione a dare Gilmour per fatto. Detto questo, ragazzi, voglio velocemente parlare della maglietta che è uscita ieri. Ieri il Napoli ha mostrato al mondo la maglia, la seconda, diciamo, la maglia in trasferta. E ragazzi, penso che siamo molto vicini alla perfezione, lo dico proprio sinceramente, semplicissima, elegante. Su Twitter ho letto qualche commento di qualche persona che diceva una cosa che condivido, cioè questa maglietta te la puoi indossare anche a un matrimonio. Penso che questa sia la maglia più bella fatta finora dal Napoli.
lo dico proprio sinceramente. Il bianco in generale è un colore molto elegante, molto bello. Poi abbiamo questi inserti in blu scuro, perché sono blu scuro e non sono neri. E poi ragazzi, bah, cioè, nient'altro da dire. Perfetta. Gli darei anche il 10 sinceramente a questa maglia. Ci abbiamo un'eccellenza in società con Valentina, veramente. Finché ci sarà lei, io penso che le maglie saranno sempre di questo livello. Diciamo che gli standard sono molto alti grazie a Valentina. Detto questo ragazzi, oggi c'è la prima amichevole del ritiro di Castellisangro, di Castellisangro, sì, stavo ancora fermo a Di Maro. Dovrebbero esserci anche i nazionali, la formazione dovrebbe essere questa qui con un 3-4-2-1, Meretti in porta, Di Lorenzo braccetto destro. E attenzione ragazzi, perché in questi ultimi giorni si è visto a Castellisangro Di Lorenzo appunto fare il braccetto di destra, si è fatto questo allenamento specifico con Buongiorno che era centrale. Di Lorenzo braccetto destro che riceveva palla da Buongiorno e scaricava sull'esterno destro che era praticamente il vice di Conte Stellini, e la stessa cosa si è fatta al contrario, quindi Buongiorno braccetto sinistro che riceveva palla e scaricava sull'esterno sinistro, Di Lorenzo a destra, Rachmane al centro e Nathan a sinistra. Non dovrebbe giocare Buongiorno oggi, magari entra nel secondo tempo. A centrocampo Mazzocchi a destra, Anghissà e Lobotka a centrocampisti e Zerbin a sinistra. Davanti Politano e Kvaratskhelia, come punta centrale Khedira. Stasera si affronta Legnatia, non so come si pronunci, comunque il club campione d'Albania, che tra l'altro lo scorso anno ha perso mi pare 4-2 contro l'Inter. L'Inter che poi vince il campionato, quindi attenzione. Ah, tra l'altro ragazzi, in allenamento ci dicono che Conte abbia provato Raspadori mezzala nel 3-5-2. Attenzione al 3-5-2, cioè non è scontato che giocheremo col centrocampo a 4 e 3 attaccanti, però diciamo che il 3-5-2 è un modulo un po' più, che ti dà un po' più di sicurezza in difesa, mettiamola così, è un modulo un po' più coperto. Però sinceramente, cioè, Raspadori mezzala, cioè, questo povero Cristo non gioca mai nel suo ruolo. Io pensavo con Conte 3-4-2-1, Raspadori sotto punta e abbiamo fatto. No, invece ancora Raspadori mezzala. Comunque ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo tutto quello che abbiamo detto in questo video. Lasciate un bel like, mi raccomando, e iscrivetevi che è totalmente gratis e attivate poi la campanella. Detto questo, io vi auguro una buona domenica, un buon proseguimento di domenica e noi ci vediamo alla prossima. E sempre comunque, Forza Napoli!